Amiche ed amici di Acronis Bosch Productions, benvenute e benvenuti a una puntata molto importante nella storia della storia, nella storia della storia del Commodore 64 Advent Show, perché quest'oggi ancora una volta vi romperò le scatole sulla differenza tra PAL e NTSC, sull'importanza di avere certi giochi che voi già conoscete, che amate, che avete giocato per millenni in formato PAL, giocarli alla velocità NTSC. Sì, ancora una volta, ma il lato positivo di questo è che il gioco che giocheremo oggi è uno dei più grandi classici arcade della storia delle conversioni del Commodore 64, soprattutto delle prime conversioni. Avete già capito di cosa sto parlando? Non lo so. Sigla! E ve l'avevo detto ieri che dopo la scorribanda arcade di Rootin' Tootin' avevo voglia di arcade, avevo voglia di early arcade del Commodore 64, e quindi continuiamo in questa dimensione arcade sfrenata con un grandissimo classico. E sono abbastanza sicuro che non avete idea di cosa sia guardando questa immagine, perché è un'immagine che tutti noi ignoravamo, visto che avevamo tutto il gioco probabilmente pirata. Eccola qui. Oh yes, Gyrus, perché purtroppo si dice Gyrus, anche se per anni abbiamo tutti detto Gyrus, si dice Gyrus, lo so, è così. Gyrus, Commodore 64, prodotto dalla Parker Brothers come Popeye e altri giochi memorabili del nostro Commodore. Niente, basta, non c'è più niente da dire, perché, cioè, voglio dire, Gyrus, di fronte a Gyrus non c'è da ciurlare nel manico. Allora, ancora una volta, è sicuro che i volumi saranno sbagliati, e poi, cioè, me l'ha messa sul microfono, gracchia, sta partendo la scheda audio, sta partendo il quello, sta partendo il questo, sta partendo tutto, ma Gyrus va ascoltato con la musica a palla, quindi probabilmente non mi sentirete, mi sentirete piano, direte ma cosa ha detto? Non ha importanza, la cosa importante è giocare Gyrus, la cosa importante è giocare Gyrus su Mr. FPGA, perché Mr. FPGA in questo caso, oppure su Vice se preferite, però giocatelo su un buon emulatore, consiglio Vice se giocate su emulatore, se avete Mr. FPGA benissimo, giocatelo, oppure se avete un Commodore NTSC, Madonna mia, siete i migliori. Perché io non ho un Commodore 64 NTSC? Non va bene. Prossimo anno rimediamo. Spero. Fate una colletta, regalatemi un Commodore 64 NTSC e io farò tutto quello che volete. Gyrus. Gyrus va giocato ancora una volta con il Giga Controller dell'amore, questo enorme arcade stick disumano. Perché ieri pensavo, mentre giocavo a Rootin' Tootin', dicevo che figo Rootin' Tootin' giocato con la ghiera a quattro direzioni, che quindi blocca gli assi dell'arcade stick in modo da avere solo quattro direzioni. E ho pensato, Gyrus ha un sistema di controllo a otto direzioni, però il gioco da sala giochi aveva una ghiera perfettamente tonda. Sarcazzo perché? Tra l'altro penso solo in America, credo che la versione giapponese non ce l'avesse la ghiera tonda, è un problema meccanico, non di software. Quindi quello che io andrò a fare adesso, ancora una volta, è aprire questo controller, che problemi che ho, proprio mentali, cambiare la ghiera, questa volta la cambierò con la ghiera tonda, che proprio un paio di volte fa mi domandavo, ma la ghiera tonda, guarda che bella inquadratura, cioè, la ghiera tonda, a cosa serve? Ma probabilmente serve a giocare a Gyrus, vediamo, in realtà poi dipende da come ci si trova, c'è gente che anche nei picchiaduro usa la ghiera tonda, perché l'idea di fare gli ad hoc è meglio, però il joystick in realtà al massimo è a 8 direzioni, quindi è una questione più di impostazione del controllo e sensazione del controllo e della rotatabilità, questa è rotta, ricordiamo, quella a 4 direzioni non si fissa più, ma io, ecco, l'ho messa a 8 e non mi rompe più le palle. Proverò la ghiera tonda, se la ghiera tonda non funziona bene, poi proverò la ghiera ottagonale, che forse mi permette di posizionarmi meglio negli assi
di Gyrus, tutta staminata per dire che adesso non trovo più il senso della vita. Come si attacca sta cosa? Cazzo, mi ricordo più come si attacca, però Babic, ma cosa hai combinato? Così, dai. Come i vecchi. Ecco. Bello. Attaccato. Ticket attack. Bene, abbiamo. Abbiamo. Cioè, bisogna metterli bene. Pecca. Abbiamo finalmente il controller pronto per giocare a Gyrus. E giochiamo a Gyrus, il volume sarà impietoso. Perché è così importante? Guardate quanto è veloce Gyrus NTSC. Riesce a equipararsi tranquillamente al coin-op. Libidine. Questi li lascio creare perché ho bisogno del doppio sparo. Fate le vostre cose e datemi il doppio sparo. Ecco, preso. È più veloce. Non solo è più veloce, ma qui avete visto che quando le formazioni. Mi si è incastrato contro. Mi si è spostata la ghiera. No, no, ecco, mi si era incastrata la ghiera. Probabilmente l'ho montata male, adesso vedremo. Guardate il flicker. Il flicker a NTSC ovviamente è migliore del flicker PAL. È molto meno flickerone. Cioè, più flickerone, quindi la sensazione di fastidio minore. Oh, non riesco a fare le formazioni, però va bene. Tac. Allora, suc. Suc. Guarda qua come faccio le formazioni, però qua questa la lascio formare perché sennò poi non mi appaiono i satelliti che danno un sacco di punti. Satelliti. Non appaiono i satelliti. È severissimo Gyrus, è molto più severo Gyrus. Per Commodore rispetto a Gyrus. Ho sbagliato. Va bene. Perfection. Che bello. Bello. Audio a palla, vai. Un sogno da giocare a questa velocità. Il pitch audio è importantissimo per Gyrus, che la musica abbia il giusto pitch, quindi NTSC is the way. NTSC Si è impappinate. E mo si muore. Dammi un laser. Bravo. Bravo, bravo. Tu muori, morite tutti, tutti, tutti. Perfection. Che gioco, che conversione. Schifo, non so giocare. Ghiera. Scusate.
Your anus. Your. Mine. Oh. Ghiera promossissima comunque, eh. Urca, 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 questo non... No, no, no. Sì, ok. Mi sa che ne ho mancato uno. No! Perfect. Perfection. Anche perché l'audio del gioco da sale era mostruoso, una quantità di PSG folli, quindi massimo rispetto per chi ha fatto questa conversione. Cazzo, però l'ho preso. Tu dici, vabbè, sei morto. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 schifezza. Laser, laser. Niente. Laser, bene. Laser storto. Che gioco eccezionale, che gira, raga. Che meraviglia. Non commento neanche tanto perché è talmente incredibile, è talmente bello, è talmente fluido. Top 10 per me di conversioni Commodore, proprio nettamente, per chiunque, la storia che lo dice. Ghiera tutta la vita, ghiera tonda. Ghiera tonda, ghiera tonda. E è scappato il maledetto. Non scapperete voi. Non scapperete voi, maledetti. E neanche voi. No, non scapperete. No, no, non scapperete. Oh, ma che disastro. Facciamo apparire una formazione così random. Tanto per il gusto di. Non mi danno ovviamente i satelliti. Quindi mi negano i punti. Maledetti. Maledetti. Peccato che non hai font Konami. Se avessi avuto il font sarebbe stato perfetto. Quel font giusto, eh. Tac. E via. E voi. Mamma mia, che in the zone. Dai, credici. Fino alla fine. Dai, anche l'ultima, anche l'ultima, dai. L'ultima cos'è? Questa. No, 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 peccato, peccato. Potevo fare il super perfettone totale definitivo. Ma comunque un'altra performance sconcertante. Così anche questi si arriva a Saturno. Sono in forma, eh? Chance, questo non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo, mannaggia. Mannaggia che non me lo ricordo. Uno di qua, allora, prima di qua, ok, quello va bene. Questi no, qua non va benissimo per niente. Impossibile prenderli tutti. Quindi di qua va bene, di qua. Questo si gira di qua, quello mi gira di là e me se ne va e mi frega, e questo era sbagliato di qua, andavo di là. Vabbè, la prossima volta mi ricordo. La prossima volta l'ho preso lo stesso. 37, 37. È una roba, è una roba, è una roba. Vai. Qua non mi ricordo. E vengo dal centro verso fuori, mi pare. Vediamo. Qua. E questa è memoria. E questa è memoria, sisters. Allora, prima su, poi in basso a destra. Ok. Quindi adesso di qua. Non voglio neanche vedervi. E adesso di qua. No, di là. Vabbè. E vabbè, e vabbè, e vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Un'altra formazione gratis. Bene. E do a satelliti. Perché me li metto. Satelliti hanno un fracco di punti, ragazzi. Cioè, sono satelliti hanno veramente tanti punti. Come viene quasi... Quasi non far apparire, non distruggere tutte le formazioni e lasciare invece che arrivino i satelliti a darci tanto amore. Stuc! Ehi, partitona. Abbiamo detto la prima in alto a sinistra, va bene. Ghiera tonda, fantastico. Bellissima sensazione di gioco. E muoio comunque. No, muoio per rompere un pelo. Qui. Venite, 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 venite. Ok, poi abbiamo detto da qui giù. Mi sono perso uno e due, ma lo prendo adesso, benissimo. E poi da qua. Non
disastro di punti. Ma se adesso mi danno adesso una buona. Danno sempre queste formazioni un po' stupide quando la formazione è extra. Vabbè. Sto farneticando da solo, non badate a me. Farneticazione di vecchi giocatori di Gyrus. Ogni parola è superflua. Maledetti! Ma vabbè, schifo. Perché parlare? Cioè. Ah! Ah! Restano tantissime informazioni, dai! E ho fatto tutta la formazione, una delle primissime volte nella vita che faccio i 3000 punti a Gyro. Sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto. Forse la prima volta su 64? Non so. Ma perdere così quella formazione proprio da citrullastri. Maledetta anche tu, però mi ha dato lo stesso. Bravo, bravo. Ma che io ho di? Che io ho di? Incredibile, bellissimo. Molto in forma, eh? Oggi. It's in the game. It's in the zone. EA. Your play. Ah! Loro anche un po' citrulli, eh. Ah! E attenzione! Ma attenzione! Raggiunge Mars. Raggiunge Mars. Due full perfect. Oh! Oh! Ah, mannaggia. Qua mi trollano, maledetti. Trollettoni, sti trollettoni. Le calze le t'han preso già il posto dei trollettoni. In realtà si fermano abbastanza. Vedete che il flicker non dà fastidio se tappato i 60 fotogrammi giusti. Se no, no. Qua i 60 fotogrammi sono molto importanti. Spero che YouTube mi supporti in questo. Se no spacco tutto. La terra. Si arriva alla terra, signori. E qua sono nemici cattivissimi, come potete vedere. Ma no. Guardate, concentrazione. Guarda su, cioè, classic shit, man. Vabbè, basta stare così, capito? Bene. Laser, datemi un laser, 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 bottone. Sì. Bene. Ci siamo quasi. Siamo quasi alla terra, raga.
Rotatorio. E io su di qua, perché devo stare là a farmi massacrare? In realtà è facile qua. Vinto ancora vita. Immaginate quel famoso meme di Leonardo DiCaprio. Però vado giù, lo vengono da su. Ma che me frega a me? E la terra è mia. Citrulli. Bonusis. Voi dite, ma è più difficile a 60 fotogrammi al secondo? Certo che è più difficile, ma ha un pacing più giusto. Dai. One warp to Earth. Paura. Cattivissimi. Su, vai. Intanto io pulisco, vedete, pulisco. Oh, ma chi è che va a casa? Chi è che arriva alla Terra? Chi è? Che faccio? Vado avanti all'infinito? Sono indistruttibile. Imbattibile. Cioè, imbattibile, indistruttibile, immarcescibile. Con la ghiera, è finita. Virtuoso, capito? Il catodico. La ghiera, il catodico. E il flicker, sono morto. Bene, fai il coglione. Vabbè. Allora, si sono incattiviti. Sì, si sono incattiviti. È il secondo giro, quindi ora cominciano un po' a essere un po' più cattivi. Mamma mia, sono cattivi. Sparano di più. Va bene. Ok. Sparano di più, sì. Ok, c'è gioco. Ma yes, kiss Uranus. Oggi simpaticissimo. Get up! Get up the scene now.
like a Jairus machine Uranus. E arriviamoci a questo Uranus. Oh! Bel posto. Non vi temo, non vi temo, non vi temo. È la migliore partita di Gyrus della mia vita, posso dirlo. E vince pure la vita, ma chi è? Mona, e chi è? Un mona. All right. Vediamo se ho ottenuto il laser, non credo. Non ho ottenuto il laser e non mi danno di nuovo il pallocchio. Maledetti. Adesso stanno picchiando, eh. Ai 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 ai. Sì, con il laser singolo, sai che change. Ah. Impossibili. Cioè sì, possibili, però. Niente, mi pare che la partita abbia raggiunto una china, ma va bene, perché stiamo giocando da un sacco di tempo. Concentrazione. Dignità, classe. Concentrazione, dignità e muori. Si sono incattiviti, si sono incattiviti ed è giusto così, perché insomma è il secondo giro. Ho sbruffoneggiato un po' troppo, ecco, mettiamola così. Wow! Wow. Mi sono lasciato un po' andare. Ma Gyrus è o non è uno dei più bei giochi della storia? Cioè, top 10 arcade anche, eh. Sono troppo titubante. Va bene. È l'ultima vita, è l'ultima vita. L'ultima vita va giocata bene. Di schiena. Esatto. Allora, così si fa. Il leone ruggisce ancora, grazie alla ghiera circolare. Peccato, mi è sconcertato. Ah.
non si gioca così, dai. Bah, un po' stanco. Ragazzo, un po' stanco. Oh. Audio pessimo, ve lo dico già. Jupiter Jovis. La quinta. Non lo so. La terza. Sparano molto di più. È molto semplice la questione. Sparano molto di più. Questo non mi ferma da fare dei punteggi crazy. Crazy. Ah, peccato. Per uno. Per quello lì non ho fatto 3000. Va bene. Una vita. E via. Così. Devo fare punti per vincere vite, ragazzi. Molto semplice. Stupidi. Mamma mia, virulenti, proprio. Cattivi. Ok. È che non so quanto vinco la prossima vita, più che altro. Questo è un po' il dilemma. Dilemma. Big dilemma. Dilemma. Gyrus dilemma. Dilemma. Massimo dilemma. It's maximum dilemma. Morire perché hai detto D'Alema sarebbe un po' da stronzi. Hai detto Fassino che dici, no, ma D'Alema. Che c'entra? Niente. È un altro meme. Morendo. Vabbè. E Jupiter Jovis è arrivato. Oh, comunque questa ultima vita sto tenendo, duro. Non mi ricordo più. Perché non mi memorizzo questi stupidi chances change? Peccato. Ho vinto la vita. Ah, scusa. Vabbè, ho fatto schifo. Però ho vinto la vita. Quindi ogni 80.000 si vince la vita. Wow. Riuscirà a raggiungere la terra? Come chiamarsela? Ok, sono abbastanza lenti. Questo arriva da qua, però lenti, ma anche un po' violenti. Ok, quello arriva da lì, questo arriva da qui, il terzo sì, però ciu, se ce l'hai amato. E quindi il quarto da qua? Ho già perso un po'. Sì, guarda. Ok. Il quinto da qui così per uccidermi così senza pietà. Bene. E poi niente. Pulizia, easy e via. Va bene. Quindi non mi ricordo più. Da qua. Su, di qua. Ok. Parlo da solo, tranquilli ragazzi. Ok. Quindi adesso da qua? No, da là. Sbagliato. Quindi su, giù. Cioè destra, sinistra. Destra, sinistra, ok. Destra, sinistra. Ok, vabbè, non appaiono neanche, capito? Cioè, proprio mi rovino. Cioè, a me pare che sia più facile questa parte del gioco che non la prima. No? Destra, sinistra, ok. Vai. Ok. Qua. E che la ghiera circolare che è qua. Sì, sparate baucchi. E adesso? E attenzione, un altro 3000 per arrivare a Marte. Molto bene. Record della vita, state assistendo in diretta, cioè in diretta, insomma, più o meno in diretta al record mio di Gyrus della vita. Fregato, classico trucco. Poi mi metto qua. Proviamo di qua, va bene, proviamo di qua. Ok, poi mettete qua. E? No! Come 39? Vabbè.
La terra. La terra sappiamo cosa fare, scappare subito. La terra si scappa proprio, cioè non ha senso fare nient'altro che scappare senza pudore. Poi scappi. Proprio spudoratamente scappare. Scappare! Che me frega? Io scappo. L'importante è arrivare a casa, la terra. Oh, la terra. Ecco, poi mi danno anche un po' di bonus, che non fanno mai male. Così. Oh, sta ghiera tonda è totale comunque per giocare a giro. Sei incredibile quanto i controlli possono fare la differenza. Ah, devo sempre farlo. Via. Oh, mamma mia, sono distratto. Roba che muoro. Oh, se non ha registrato spacco tutto, giuro. Ultimo warp. Scusate, vi sto assordando perché mi avvicino troppo al microfono, vero? Sì, va bene. Scusate, ho tanto mai stati abituati. Sto qua, tranquillo. Che me frega. Ora vado qua. Sto un po' qua. Faccio così. Mi schivo. Pulisco. Pulisco un po' di là. Bene. Bonus qua. Centrale. Pulito. Ok. E adesso si tratta solo di fare fuori questi ultimi ragazzi di oggi. Noi che coloriamo questa città e... Incredibile, amici. Incredibile. Astordo! Sempre 39 devo farla. Mannaggia. No, 37. Vabbè. Che famo? Basta. Cioè, non morirò mai. Sono troppo immortale. Vado avanti. Vado avanti. Però senza parlare. Proprio pulito così. Più difficile qua che non dopo. Mamma mia. Picchiano. Picchiano, picchiano duro, niente male questa cosa. Cioè, il gioco cresce di difficoltà, non è un'illusione, è una cattiveria bestiale. Signore e signori, ho abbassato un po' la guardia, giustamente mi hanno punito. Mi hanno punito. Che bellezza, che cosa bellissima che è Gyrus. È la mia partita migliore della vita sicuramente, 475.550. Invito a fare di meglio. Come vedete il gioco in realtà ha sempre questo sistema per cui hai una serie di warp per capire e ricordarti le formazioni. Se uno si ricordasse le formazioni di sempre non avrebbe grossi problemi. Però insomma è veramente... fantastico, veramente fantastico. Ho giocato con questo bellissimo controllone. Qualcuno mi ha chiesto che è, come si chiama, non lo so. Nakon, tipo Daia. Magari c'è scritto dentro.
Sì, ma non riesco a leggere. Daje, daje, della Nacon, insomma, bello, bello. L'ho appena spaccato. Grazie, grazie per la vostra compagnia anche oggi. Sentivo che poteva essere memorabile, per me lo è. Spero che sia un po' lunga, una puntata lunghissima, il doppio del solito, però effettivamente andava finita, andava finita. E bene, bene, bene. Io ho in mente per il prossimo anno, se farò l'Advent Show, di fare alcuni rematch, tipo alcune puntate, magari una settimana, di rematch di classici che abbiamo già giocato. Per esempio Wonder Boy, mi piacerebbe giocare e cercare di battere il mio precedente record e di finirlo. Anche Gyrus, nuovo obiettivo, 500.000 di punti, è lì. Quindi vediamo, che il prossimo anno ne parliamo. Per ora vi saluto, e più che pensare al prossimo anno, che tanto di questi tempi non si sa mai, è meglio pensare a domani. Ciao ragazzi, buona tutto, ciao. A domani. Ta-da-da, ta-da-da-da-da. Fico.